Bentrovati con lo sport, chiudiamo il nostro notiziario. Naturalmente la pagina sportiva del lunedì è molto molto ricca, tutti i risultati delle gare in cui sono presenti squadre foggiane e poi il focus naturalmente principale sul Foggia Calcio e sul pareggio. Positivo possiamo dire, soprattutto per come si era messa la gara del Foggia a Matera. Stroppa che ha detto praticamente a fine partita di essere contento sia del risultato ma anche della prestazione. Allora entriamo subito nuovamente allo stadio Franco Salerno di Matera per vedere cosa è successo in campo. Intanto dopo aver visto l'analisi attuale naturalmente post gara durante la prima parte del notiziario, vedete nella prima frazione di gioco il Matera ha tenuto spesso il pallino del gioco. Questo è il gol, probabilmente anche viziato da una posizione iniziale di fuorigioco, con Armellino che vedete ribadisce a rete un primo colpo di testa da parte di Iannini. Allora, questo è il gol del primo tempo. Nel primo tempo, oltre al gol, c'è stato poi questo tiro dalla distanza di Luzzada. Il Matera è stato penalizzato nel primo tempo per due sostituzioni praticamente costrette per via di un doppio infortunio di Infantino e poi Mattera. Allora, qui vedete nel secondo tempo il Foggia ha provato in tutti i modi a riversarsi in attacco, per cui c'è stata qualche azione di contropiede da parte dei Lucani. Però ritornando un attimo alla prima frazione di gioco, vedete questa è un momento anche importante, l'ammonizione di Loiacono che poi nella seconda parte del secondo tempo verrà espulso. Allora dicevamo, importante ritornare al primo tempo perché se è vero che il Matera ha mantenuto spesso il pallino del gioco, è anche vero che non ha prodotto chissà quante occasioni e quindi non c'è stato granché da vedere nella prima frazione di gioco. Avete già ascoltato nell'analisi, questa è l'occasione capitata ad Agnelli al 71esimo minuto. Avete già ascoltato durante l'analisi, questo è comunque un punto positivo per il Foggia in quella di Matera. Non sarà facile per nessuno giocare da queste parti. E poi 79esimo minuto, il calcio di punizione di Negro che si stampa sull'incrocio dei pali. Qui un'azione di Mazza, subentrato nella ripresa, fermato al limite dell'area, altro cartellino giallo, questa volta per Piccinni del Matera. E vedete poi naturalmente sugli sviluppi del calcio di punizione c'è ancora una nuova occasione per il Foggia. Calcio di punizione battuto da Mazzeo direttamente sul primo palo, forse debole il tiro, comunque non è riuscita la sorpresa. E qui l'azione del gol del pareggio, il tiro di Agnelli di sinistro, Bifulco non interviene in modo impeccabile e Mazzeo può insaccare il gol del pareggio, quarta rete stagionale per il centravanti del Foggia. Rivediamo il tiro di sinistro di Agnelli, l'intervento non proprio impeccabile, dicevamo, di Bifulco, il gol del pareggio del Foggia. Foggia che quindi riesce a non a restare comunque imbattuto, perde il record, si ferma al record di 6 vittorie consecutive ed ora comunque resta in testa alla classifica. Vediamo le gare della giornata di ieri, settima giornata del campionato di Lega Pro, dove già nel primo pomeriggio c'era stato qualche pareggio, ci sono stati tanti pareggi, vedete già i primi pareggi, lo 0-0 tra Acragas e Catanzaro, poi il Melfi che pareggia con il Siracusa 2-2, l'unica vittoria esterna è quella della Paganese a Messina e poi tante vittorie interne anche con il Monopoli che batte il Fondi, pari tra Matera e Foggia, pari 0-0 tra Taranto e Catania, così come tra Casertana e Fidelisandria, e poi 3 vittorie consecutive in serata con il Cosenza, la Juve Stabia e il Lecce che battono rispettivamente Virtus Francavilla, Vibonese e Regina. La nuova classifica, il Foggia si mantiene in vetta, ma questa volta pari merito con il Lecce con 19 punti. Juve Stabia che supera il Matera 16 contro 15 punti. Resta lì alla finestra il Cosenza a quota 13, Casertana e Monopoli 11, Acragas prossimo avversario del Foggia insieme a Taranto con 9 punti, Fidelisandria e Fondi 8, Messina e Regina 7, Paganese 6 punti, Catanzaro 4 insieme a Melfi, Virtus Francavilla e Vibonese. 3 punti per il Siracusa, un solo punto per il Catania che ha scontato ormai la penalizzazione dei 7 punti e adesso può cominciare ad inanellare punti per la propria classifica. Dicevamo, anche la voce dei protagonisti con i microfoni di Foggia Città Aperta, dei colleghi di Foggia Città Aperta, c'è il tecnico Giovanni Stroppa. Mister, il Foggia porta via un punto da Matera, continua la striscia positiva, però forse il risultato è uno dei pochi aspetti positivi di questa trasferta.
Ma io dico anche la prestazione, adesso non voglio dire cose magari fuori luogo, no? Nel senso che abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, la squadra ha reagito bene, abbiamo tenuto comunque un possesso palla nel secondo tempo, ci abbiamo creduto, siamo arrivati anche davanti alla porta, siamo forse stati fortunati nell'azione del gol, però mi sembra che il secondo tempo la squadra ha reagito molto bene rispetto a quello che è stato l'inizio di partita. È chiaro che l'approccio a livello tecnico non mentale, ma a livello tecnico bisogna fare complimenti al Matera che ci ha aggredito, non ci ha permesso di giocare come di solito facciamo dal basso. A proposito, il Foggia è sembrato in difficoltà soprattutto nella prima parte. Il Matera è andato a 1000, non poteva durare 90 minuti, però il Foggia in cosa è mancato? Ha voluto reggere lo stesso ritmo o poteva trovare delle alternative, semmai abbassare il ritmo e fare più palleggio? Ma no, io credo che potevamo trovare un'alternativa di palleggio diverso, quindi in qualche frangente ci siamo riusciti, ma abbiamo sbagliato magari a non andare in avanti, siamo tornati indietro, ma più che altro per errori tecnici. Però 3-4 situazioni nel primo tempo e nel secondo tempo soprattutto abbiamo trovato quelle alternative, poi è chiaro che il Matera non poteva tenere quei ritmi e siamo usciti noi. E allora Stroppa vede positiva non solo il risultato positivo, ma vede positiva anche la prestazione dei suoi. Dall'altra parte Gaetano Teri durante la conferenza stampa ha fatto i complimenti a Foggia per la forza della sua squadra e per essere rimasto in partita, anche se ha dato la maggior parte della colpa ai suoi calciatori per aver lasciato in gara il Foggia Calcio. Quindi recrimini al tecnico Auteri, che dice a chiare lettere, adesso lo ascolteremo, che il Matera ha gettato via la vittoria. Ascoltiamo. Non l'abbiamo chiusa la partita perché non so, siamo incappati in alcuni grandi obbligati gioco forza che ci hanno tolto un pochino di malizia, un pochino di esperienza, un pochino di bagaglio tattico importante, qualche scelta di gioco più giusta di quella che poi in realtà abbiamo fatto. Quindi l'abbiamo tenuti in gioco noi e poi vabbè, via dell'episodio abbiamo fatto una buona gara, anche se partita dovevamo vincere per quello che si è visto in campo. Quindi resta amareggiato il tecnico Gaetano Auteri. Esaurita la prima parte di questa pagina sportiva dedicata alla Lega Pro e al Foggia Calcio, al pareggio in quella di Matera, andiamo a vedere i risultati di tutte le altre categorie dilettantistiche, partendo dalla Serie D. Risultato positivo soltanto per il Manfredonia, che ha vinto 1-0 con il Ciampino. Perdono in casa il San Severo sull'Ercolano e perde fuori casa la Pricena nettamente sul campo del Gelbison. In classifica vediamo in testa il Gravina con il 13 punti, Trastevere e Potenza 12, il Manfredonia sale a quota 6 e raggiunge il San Severo. Purtroppo per i colori Downi delle squadre di capitanata, la Pricena, Madrepietra Daunia, a Pricena è ultimo in classifica. Eccellenza vince l'Audace Cerignola 3-1 sul Noicattaro, che questi si chiama ancora Atletico Mola, ma è soltanto un nominativo diverso perché il titolo sportivo è passato nella città di Noicattaro. Pari 2-2 tra Atletico Vieste e Casarano. In classifica c'è sempre in testa l'Altamura con 12 punti a punteggio pieno, Cerignola 10 al secondo posto. Sempre nella prima parte della classifica c'è l'Atletico Vieste con 5 punti a metà graduatoria. Andiamo in promozione perché vince l'Ascolisi Atriano il derby con il San Marco, perde ancora una volta il Monte Sant'Angelo sul campo del Corato, bella vittoria del Real City sul campo dello Spinazzola 4-0 e poi la vittoria importante 3-1 dello Sporting Gordona con il Canosa. Vedremo le immagini tra poco di questa vittoria, prima andiamo a vedere i risultati della prima categoria, anzi vediamo un attimo la classifica perché lo Sporting Gordona in promozione sale al terzo posto raggiungendo il Corato e Virtus Bitritto e a 5 punti dalla capolista Omnia Bitonto che comunque a punteggio pieno. Più indietro Ascoli, Monte Sant'Angelo e San Marco. Risale bene anche la Real City di Stornara e Stornarella. E poi prima categoria con la netta debacle del Celle di San Vito 5-1 sul campo del Borgorosso Molfetta. Perde anche il Matinum, perde Polisportiva San Marco.
così come lo Sporting Apricena e l'Erdonio in casa. Questi brutti risultati per le squadre di prima categoria della Daunia, con in testa la classifica Trinitapoli e Nuova Andria. Dicevamo, questi risultati del calcio dilettantistico, con il commento di Luca Caporale, andiamo a vedere insieme la vittoria dello Sporting Ordona sul Canosa 3-1 e le relative interviste. Di nuovo contro Sporting Ordona e Canosa, protagoniste nella scorsa stagione della finale playoff vinta dal Canosa in quel di Ascoli 2-0. Quest'oggi la gara è valida per la quarta giornata del campionato di promozione, girone A, comodo tra le braccia di Lovino, poi ancora Di Leo protagonista con questo pallone messo in mezzo, ancora il colpo da sotto da parte di Russo che non riesce a indirizzare in porta, disperato Russo che spreca così il gol del... da fare qui il calcio d'angolo, colpo di testa di Cicolella, lasciato libero il vantaggio per lo Sporting Ordona, responsabile qui soprattutto Silla che non marca Cicolella, e sul pallone calcio di punizione per lo Sporting Ordona con Quaresimale che colpisce la traversa, arriva Russo, la girata, il pallone dentro, il gol del 2-0, Russo che quindi si riscatta dopo l'errore nel primo tempo e mette dentro il gol del secondo gol dello Sporting Ordona, qui la traversa e la deviazione vincente col pallone che ribatte a terra per Russo che mette a segno quindi il gol, pallone lanciato in avanti a cercare Dintrono, la girata, grandissimo gol di Fabio Dintrono che trova così la prima marcatura in campionato dopo il gol in Coppa contro l'Ascoli Satriano all'esordio stagionale, adesso arriva anche questo splendido gol per salvare la porta dello Sporting Ordona, colpo di testa intanto dentro e arriva anche il gol di Lombisani che accorcia per il Canosa, il colpo di testa del numero 18 da poco entrato in campo, Canosa qui arriva il triplice fischio per la vittoria dello Sporting Ordona che festeggia così i tre punti, invece ci sono le proteste e i fischi per il pubblico del Canosa. Anche oggi c'è un'ottima prestazione contro una squadra comunque esperta come quella del Canosa, e abbiamo interpretato subito bene, no? Dando subito intensità, dando subito con la giusta cattiveria agonistica, con la solita comunque organizzazione, e comunque con qualche rammarico soprattutto per le occasioni sprecate nel primo tempo. Siamo ragazzi che dobbiamo dare di più alla squadra perché siamo più giovani. Allora, complimenti allo Sporting Ordona perché sta risalendo la classifica, ma soprattutto abbiamo visto due gesti tecnici davvero molto molto importanti, la punizione di Quaresimale che si è stampata sulla traversa e il bellissimo tiro al volo di Fabio Dintrono, gesti davvero non di categoria di promozione. Cambiamo sport, chiudiamo con il basket perché è ancora fermo il campionato di pallavolo, si gioca solo nel basket, è cominciata la Serie B con la cestistica San Severo che ha vinto dando 15 punti di vantaggio al Trading Taranto, la seconda giornata della Serie C Silver restituisce ancora una Diamond Foggia sconfitta di 14 punti in casa da Nardò. Perde anche Vieste di 23 punti ad Ostuni, mentre vincono tutte le altre con Ludas Cerignola che vince 93-63 sulla Tecno Switch Ruvo, vince bene anche la Tamma Angel di Manfredonia 60-52 su Francavilla e l'Olimpica di Cerignola che vince nettamente fuori casa 77-48 sul campo del Celje. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che in serata ci sarà la nuova puntata della trasmissione di Lello Scarano Zafò in cui si analizzerà il momento rosso-nero. Grazie per averci seguito e arrivederci.